Incontro con i detenuti del carcere di Contrada Balati a Gela sulla prevenzione del cancro al colon si è svolto ieri su iniziativa dell'AIRC, la cui delegata gelese è Graziella Condello. Ha relazionato Pippo Leonardi, responsabile dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Vittorio Emanuele. La prevenzione è una cosa importante, quindi con l'AIRC c'è questo progetto che va avanti da un anno, ma anche l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha iniziato il progetto di screening nella popolazione generale fra i 50 e i 69 anni dal 2011, che va avanti. Nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, saranno inviati altri 6.000 inviti. La prevenzione è importante perché il cancro del colon retto si può prevenire e quando c'è si può anche curare. L'incontro di ieri è inserito nel programma di educazione alla salute Informare per prevenire, organizzato dalla sezione locale AIRC. Quest'anno con il dottore Leonardi si va alla prevenzione secondaria, analizzando quella che è la prevenzione del tumore del colon. Collaboreremo con lui e quindi con l'ASP per quanto riguarda il contatto dello screening nel carcere. E attraverso questo rientra nei programmi, nei progetti di prevenzione, di conferenze nelle scuole, che adesso cominceremo da gennaio in poi, sempre per informare ed invogliare la gente a fare più prevenzione in tutti i sensi. Il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco. Siamo destinatari di varie progettualità, non finiremo mai di ringraziare, di essere posti al centro di queste progettualità. In questo caso è ancora più particolare perché promuovere la prevenzione nella scoperta, nella ricerca dei tumori è una cosa fondamentale che speriamo possa essere promozione anche per le famiglie dei detenuti, per le nostre famiglie. È un problema trasversale, una livella, direbbe Totò.